1:35. Io ho capito che lei era Alan Stewart perché ho visto un sacco di gente scappare. Avevano paura di lei. Mi ricordo anche i suoi no, no, no! Radunare ad un anno della morte di mamma, un po' per ricordarla, un po' per celebrarla, e con il mezzo che lei ci ha sempre insegnato, che era quello del teatro, di portare in scena qualcosa, però allo stesso tempo facendo un lavoro di comunità, di famiglia. Chi è il mio creonte in questa società qua? Abbiamo iniziato oggi un lavoro sull'Antigone. C'è un gruppo che lavorerà per 10 giorni con me e con altri 3 registi. Non c'è vergogna o distorsione che io non abbia riconosciuto nei miei, nei tuoi mali. E ora, cos'è mai questo editto che il generale, a quanto dicono, ha proclamato orora per tutta la città? Ne sei al corrente? Hai udito qualcosa? I ricordi che ho di lei sono in fondo ricordi legati anche a momenti quotidiani della vita, come far da mangiare, pulire la casa, sentire il profumo di un fiore. Amava moltissimi i fiori. Allora io una volta dico, cazzo, annaffiamo i fiori. 3 volte annaffiato i fiori in un giorno. Il giorno dopo lei mi ha detto, ma Andrea, annaffiato i fiori? Sì, sì, mamma, contento. 3 volte annaffiati. No, no, no! Quello che mi rimane della mamma è veramente la verità. Cioè la verità delle cose che sono alla base. Dopo 10 secondi lei ti comunicava se ti avrebbe amato per il resto della vita o se non ti dovevi togliere dal cazzo come in un giro di pochissimi secondi. Ha dato a tantissimi artisti e persone la possibilità di conoscersi, non solo per il teatro o per fare un lavoro, però umanamente anche. Credo che emerga che la mamma è una di quelle persone che riesce a creare una sfera di intrecci e di nodi tra le persone che proseguono anche quando al centro non c'è più quel nucleo che l'ha generato. Un lavoro teatrale comprensibile da chiunque, poi né la parola né il movimento né i linguaggi utilizzati in scena siano un confine invalicabile per nessuno su questo pianeta. Questa è un po' la sua filosofia. Ero un po' preoccupata all'inizio anche, dico, ma abbiamo tutti esperienze passate diverse, chissà come riusciremo a comunicare, con che linguaggio. E mi è piaciuto molto il lavoro di discussione che c'è stato attorno all'Antigone e metterci in confronto che cosa nel giorno di oggi, cosa per noi l'Antigone, cosa può rappresentare per noi il Creonte. L'esperienza che abbiamo fatto è stata molto stile mamma. Devo dire che mi manca Helen in un modo incredibile, perché poi con lei veniva a Roma e dormiva a casa mia, io avevo 2 bambine che erano piccolissime, e allora quando lei stava a letto era una cosa bellissima, che nessuno conosce queste cose di lei, e dicevo, Helen, ciao, buonanotte, ci vediamo domani, io gli spegnevo la luce e diceva no, Dario, io sono nel corridoio, che c'è? Mamma, dicevo, no, ho bisogno un po' di luce, ho paura io del buio. C'è stata un'ora che aveva a che fare con mezzo mondo, avevo paura di stare al buio, erano delle cose veramente tenerissime. Ha lasciato tutta questa rete di arte, sentimenti, amicizie, eccetera, che continuerà anche senza di me.
si vede come forte è stato l'influenza di Ellen Stewart. Vano chiede ai due contendenti di prestare ascolto alla polis stessa, alla città, alla collettività che suggerisce qualcosa. Anche oggi il coro è inascoltato. Il tentativo è quello di ricostruire qui nell'ex lavanderia la polis e ridare voce a questo coro che non l'ha più. Sono sicuro che Ellen, con la sua magia, con la sua forza, è qui. Io dico sempre che lei è sempre dappertutto, perché se c'è energia come c'è qua, se c'è forza come c'è qua, se c'è positività come c'è qua, c'è sicuramente la presenza di Ellen. E grazie, e ricordatevi che era una donna veramente grandissima. Grazie ragazzi.